E salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Il mio nome è MrGamer94 e oggi siamo qui in questo video per aprire una nuova rubrica qui su questo canale, ovvero Fanmade Fighting Game. Ovvero, cosa faremo in questa rubrica? Andremo a provare diversi picchiaduro fanmade, voglio dire fatti da fan, comunque fatti da sviluppatori indipendenti. Allora, iniziamo con questo Justice League vs Street Fighter. Un crossover che non credevo mai potesse esistere. È stato preso praticamente, ragazzi, sono stati presi ovviamente Street Fighter 2, sono stati presi, e Justice League Task Force, due giochi che uscivano ai tempi del Super Nintendo e del Mega Drive. E stato fatta sta sorta di crossover strano. Ed è veramente fatto bene, raga, onestamente è fatto bene. Forse è un pochino difficile da giocare, però è fatto veramente bene. Intanto lo sto tempestando i colpi. L'ho scaricato ieri sera, ovviamente, di ogni gioco che faremo qui sul canale. Però vi lascerò il link in descrizione. Il font del KO di Street Fighter 4 è veramente un tocco di stile. Il font del KO e del coso e del fight con la voce di Street Fighter 4 è veramente qualcosa di incredibile. Mega paratona. Ho in mente tanti bei giochi per questa rubrica, raga, tranquilli. L'unico problema, raga, come potete vedere, non bisogna farsi chiudere in un angolo e farsi tempesta di colpi. Ecco. No, l'ho detto. Stronzone. Cioè, mi sembra di stare affrontando Zangief. Questa mossa maledetta della rotazione. Flash, pure tu, cazzo! Cerca di non farti, a parte non farti tempestare, ma usa la tua mossa. E la faccia, Lucazzo. Il problema del che il mio avversario spamma, quindi tendo a... No, ho perso. Vabbè, ma purtroppo, raga, non vi pensate che il gioco sia facile. E il bello è la difficoltà più bassa. Ho messo la difficoltà più bassa giusto per non rompermi proprio i coglioni. Ma è proprio il gioco di per sé che è difficile. Io ripeto, raga, di ogni singolo gioco che andremo a trattare qui su questa rubrica vi lascerò sempre il link in descrizione per scaricarlo, perché sono giochi che meritano, secondo me. Sono veramente giochi che meritano. Pezzo di merda! No, cazzo! No, io sto gioco, ragazzi, mi piace, ma è difficilissimo. È difficilissimo come gioco. Non vi pensate che sia semplice. Non so come qualcuno convergere, ma sei scarso. Provate a giocarci, giuro, provate a giocarci. Non è per niente facile. Cioè, vi tempestano di colpi, pure la difficoltà più bassa. Proviamo a giocare con un personaggio di Street Fighter, proviamo, va.
Io Rio. Madonna mia. Cioè vi tempestano di colpi, vi tempestano, come potete vedere. È veramente difficile come gioco. Cioè, io non vorrei dire, no, ma per... Chi ha creato sto gioco ha messo dei personaggi buggati. A parte ha messo dei personaggi buggati. Ma non è normale che Ryu non mi faccia seguire la token. Non, che mi segui tra i colpi di Ryu. Non esiste né lo Shoryuken né la Doken. Esiste solo il Tatsumaki. Cioè... E non è che non li so eseguire, ragazzi, sono forse le tecniche più facili. Sono le tecniche basilari che chiunque sa eseguire. No vabbè, ma è buggato proprio il gioco, è buggato. Perché non è normale che... Combattendo contro lo stesso avversario... Tre personaggi differenti. Ah, vabbè. Vabbè, andiamo a vedere le altre modalità. Vabbè, c'è la modalità versus per la partita a due giocatori, ovviamente. Ok, non posso usare la modalità training. Cioè, queste sono meno male le modalità. Facciamoci un po' di training, va. Visto che ci siamo. Sì, infatti di ogni personaggio è possibile cambiare colore. E addirittura selezionarlo in maniera oscura. Me lo ricordo questo Batman. Facciamolo combattere con... Oddio. Facciamolo combattere contro... Contro... Ah, Parallax. Oddio, bella questa arena. Minchia. Oh, è veramente un ottimo gioco, raga. È veramente un ottimo gioco. Andiamo a vedere il roster completo, andiamo a vedere. Allora abbiamo abbiamo Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Martian Hunter, Green Arrow, Black Canary, Steel, Rolento, Vega, Sagat, Parlog, Zangief, il grande Bison, Parallax, Darkseid, Despero, il grande Joker, Cheetah, Cyber Superman, Agarda Final Fight, Cammy, Blanca, Dalsim, Gai, Ken, Chun-Li, Gail e per finire Ryu. Vabbè. Ah, io guarda, onestamente ragazzi, vorrei riprovare. Proviamo Superman. Superman contro Darcy. Vabbè. Ma ve l'ho detto che non è facile, ragazzi. Ma perché so già che ci sarà qualcuno nei commenti. Ma sei uno scarzone, non sai giocare. Ma fai schifo questi giochi. Raga, provatelo da voi e vedete se non perdete. You are play, you are play, you are fire. Vediamo se non mi passa la voglia di fare gli spiritosi. Basta così. Vabbè ragazzi, questo era Justice League vs Street Fighter, spero vi sia piaciuto. Io vi ricordo che vi lascio come sempre il link in descrizione di questo gioco per poterlo scaricare. E niente ragazzi, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciarvi un like e un commento per potermi supportare, per poter farmi sapere se effettivamente la serie vi piace, se i giochi che tratto vi piacciono. E per il resto ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.